tutte le cose viste sui campi di battaglia della frontiera, il pilota è il predatore per eccellenza. Veloce e agile. Leggero, ma devastante. Perspicace. Intraprendente. E implacabile. Un pilota vede il mondo in modo diverso. Una semplice parete diventa un'opportunità. Un pilota combatte in modo diverso. Esperto in manovre diversive, anche il più grande svantaggio diventa una risorsa. Ma ciò che davvero distingue un pilota da altri soldati e macchine sul campo di battaglia è il legame con il suo Titan. Quando è collegato al Titan, può essere fermato solo da una forza superiore o da un suo simile. La frontiera è l'unica casa che abbia mai conosciuto. Per anni l'IMC ha devastato terre, rubato risorse, inquinato e distrutto pianeti, esterminato chi cercava di resistere. Nonostante le recenti vittorie su Demetra e altri pianeti, c'è ancora molto da fare prima di sconfiggere l'IMC. Ora, come fucigliere della milizia, lui combatte per liberare la frontiera. La strada per diventare pilota è ancora lunga. Ma quando quel giorno arriverà, spera di esserne all'altezza. Va bene, fuciliere, sembra che la situazione peggiori. Ti tiro fuori. Spegnimento di tutti i sistemi non essenziali. Cooper, preparati. Calma, Cole, è appena uscito dalla simulazione. Serve un minuto per la decompressione. Sarà pronto a partire, fidati. Sì, signore. Personale alle postazioni di battaglia. Non è un'esercitazione. Occhio, ci uccidono. O almeno ci provano. Ottima sessione. Vedrai che ci farai la mano. Ti faremo diventare un pilota, fuciliere. Ma non oggi. Non c'è tempo. Lastimosa. Anderson. Figlio di puttana, ci vediamo laggiù. Oggi vedremo un nuovo pianeta. E forse ci moriremo. Ci vediamo laggiù, Cooper. Buona fortuna. Esci dalla capsula, Cooper. Ci vediamo alla navicella da trasporto. Ragazzi, bentornati su The Guardians, io sono Shanks e benvenuti anche su Titanfall 2 che è uscito oggi, il video sì, l'ho caricato oggi il giorno d'uscita, ma io in realtà ci sto già giocando da ieri. Vi ho saltato tutta la parte del tutorial perché non era niente di che. Questa è la prima missione della storia a difficoltà maestro, che è la difficoltà più alta. Vediamo come va intanto questa prima missione, e poi deciderò se abbassarla o meno.
Spero che comunque Titanfall vi piaccia, vi possa interessare. New entry sul canale insieme a Battlefield 1. Di Battlefield 1 della campagna single player se ne sta occupando invece Splash. Io mi occuperò della campagna di Titanfall. Anche qui magari vi porteremo dei video in multiplayer. Vediamo, insomma. Intanto fateci sapere con i vostri like. Questi sono nemici e mi hanno quasi shottato. Fatemi sapere con i vostri like se la campagna single player e Titanfall vi interessano. Insomma, fateci vedere che li supportate. Fatemi sapere anche nei commenti cosa ne pensate di questo gameplay. Se state giocando al gioco, se lo avete comprato oggi giorno d'uscita, se lo aspettavate o meno. Insomma, fatemi sapere tutto quello che volete su Titanfall 2. Vi avviso che il primo l'ho giocato pochissimo su Xbox One. Qui lo sto giocando su PlayStation 4. Nessun motivo in particolare, se non che gioco prevalentemente su PlayStation 4 con i giochi. E quindi non sono molto ferrato sulla storia. Tu sei un nemico. Ok. E dicevo, non sono molto ferrato sulla storia del primo Titanfall. Questo chiaramente è un proseguio. Quindi magari fatemi sapere nei commenti se avete giocato il primo, se potete delucidarmi un po' con la storia. Io intanto qui sono bloccato da quintali di nemici, non riesco a capire se muoiono o meno. Ho già finito le munizioni, la cosa non mi piace. Proviamo a muoverci un attimo, magari trovo munizioni e cose così. Allora, c'ho la pistoletta. Qui è pieno di nemici e questa cosa non mi piace. Però ho beccato un checkpoint. Allora, facciamo fuori quella gente lì, spero di riuscire ad ucciderla. No, perché la mia granata è volata lunghissima. Questa però no. Questa dovrebbe fare danni. Ha fatto danni, ma non so a chi. Qua c'è una granata. Io praticamente sono rimasto solo con la pistoletta, che non è il massimo. Beccatevi questa. Il video, aia, è registrato a 60 frame. Adesso non mi ricordo precisamente se la campagna va a 60, ma mi sembra di sì. Magari ditemelo voi se ne sapete di più. Io per sicurezza ho registrato a 60, che non è male. Anche graficamente, dai, non è poi così bruttino. Può essere il suo motore datato. Immaginavo veramente di peggio. Ok, altra arma, perfetto, che non fanno mai male. Allora, no, tu sei alleato. Chi sta sparando e perché? Ok, è arrivato un Titan nemico che mi ha quasi schiantato. E che sta facendo strage. Ok, grazie per avermi aiutato. Sei messo male, Cooper, resisti. Questo potrebbe metterti KO, ma starai bene quando ti riprenderai. Lastimosa, Titan ostili in arrivo. Predatori Apex. Ricevuto, BT. Mercenari. Stai giù, Cooper. BT, andiamo! Abbiamo 18 ore. 18 ore per sigillare l'arca e prepararla per il trasporto. Ehi, Richter. Lascia stare quei cadaveri, pervertito. Abbiamo da fare, eh? Non ci pagano per portare via i corpi. Andiamo. E noi sostanzialmente ci serviamo per culo, mi pare giusto. Nel frattempo siamo anche svenuti o addormentati e si è fatto giorno con un bestione qua vicino. Si vogliono mangiarmi.
Vai, Titan. Bravissimo, Titan. Oh. Ok. Veramente è carina questa giungla. Mezzo distrutto il Titan, ma c'è. Sarà vivo anche il pilota dentro? Più o meno. Aiutiamolo. Betty, sei messo un po' male, figlio mio. A nuovo pilota. Collegamento. Bravo Tango. 7274. Cooper, prendi il mio Titan. Va bene. Usa il mio casco e non me lo faccio ripetere due volte. Ora si fa sul serio. Abbi cura di lui. Ciao, è stato un piacere conoscerti. Nuovo utente trovato. Nome Jack. Jack Cooper. Come Sly Cooper. Ok, aspettiamo qui tutta... Carina l'acqua, fatta benino, dai. Questa roba. Ok, mi sta caricando tutto. Ed entriamo nel Titan. Ok, livello di energia critico. Cosa devo fare? Devo ricaricarti? Esattamente. Giustamente sarà quella più lontana. Infatti. Ok, qua c'è un bestione di prima. Non mi avrai. E neanche il tuo amico mi avrà. Ok, muori. Volevate mangiarmi, ma avvio fantasma. Ah, ok. Ah, perfetto, c'è il fantasma che ti mostra dove andare. Nel caso ci dovessimo perdere. Qui c'è qualcuno morto. Ci sono anche nemici, a quanto pare. Boh, bellissimo questo... questo crostone di roccia. Oppala, qua sul muro. Vibrazione e micro giroscopio in striscia. Perché qua c'è un casco che vola? Ok. Casco pilota raccolto, ok. Ci sono i collezionabili anche qui, quindi ci sarà una guida, ragazzi, sappiatelo. Prima o poi ad un certo punto. E wow. Questo pianeta mi piace assai. Andiamo a prendere... Ho ancora il doppio salto offline. Dimmi che ci arrivi, bravissimo. Voilà. Riesce una batteria Titan, no? Perfetto, i nemici si stanno avvicinando, cioè o meglio noi ci stiamo avvicinando ai nemici. Ci saranno nemici sicuramente, me lo sento, eccoli lì. Mi avvicino piano piano, corpo a corpo, ce la farò. Allora la milizia passerà una pessima giornata. No, ok. Uno, due. Qua ce n'è un altro. Ok. Morto anche questo. E ora dove devo andare? No, più semplicemente giù. L1 per occultarti. E si diventa invisibile. Diciamo che anche questa prima missione è tipo un mega tutorial. Ok, mi sono fatto vedere. Sono scemo io. Vabbè. Vecchio metodo e via. Ciao. Diciamo anche la tua testa. Ciao la tua testa. Svegliami, fa fuori. Il rompicazzo di là.
Ma forse è meglio che mi tolgo dai coglioni io. Se no faccio una brutta fine. Addio belli. È stato un piacere. Oddio questo. Sei solo. Che mi fa piacere. Sono dietro di te. Addio. Dice non altro. Ciao anche a te. Perfetto. Ragazzi, qui ci sono le munizioni. O comunque altre armi che non mi servono. Immagino bisogna andare qui giù. Se c'è qualcuno. Allora ce n'è uno lì. Spero di aver ucciso, sì. E un altro qui. E c'è altra gente che mi sta sparando. Ma io fuggo. E ciao. Cosa sono queste cose? Altri nemici. Fatemi recuperare vita per piacere. Qua c'è un po' di gente. Non ho nessuno dietro, vero? Uno. Due. Proviamo quest'arma qui. Ah, ma c'è anche un... un coso. Questo è tipo un cecchino. Ah! L'ho ucciso, ma mi ha fatto prendere un colpo. C'è un'altra cassa di munizioni che non mi interessa. Aia. Vediamo se riesco a shottarli così. Allora, facciamo poi il drone. Ok, tu sei andato. Oh, ma c'è anche lo zoom sto coso. Ottimo, sei andato anche tu. Aia, c'è ancora qualcuno. Aia. Dove sei? Sei lì? Sì, dovrei averti ucciso. E si prosegue. Ok, la batteria è lì. Non dovrebbe mancarmi molto. Ok. Ce l'ho fatta, non so come, ma ce l'ho fatta. Aia, oh! Come osi spararmi mentre salto? Ciao anche a te. Ok, stiamo entrando qui. Ci sono armi, ma... pace e rame. Ok, presa la batteria, immagino adesso bisognerà tornare indietro. E per tornare indietro sarà pieno di nemici. Sì, bella batteria. Torna dal Titan che è a 100 metri. È più vicino di quello che pensavo. E sei a posto. C'è un altro vuoto lì, però... boh. Energia a 2/3. Nucleo reinizializzato. Sistemi visivi attivi. Infatti te ne serve un'altra come immaginavo. Stai bene, pilota? Credo di sì. Mi hai chiamato pilota? Credo di sì. Aspetta, mi hai chiamato pilota? Sì. Il defunto capitano Lastimosa ti ha conferito il rango di pilota provvisorio. Congratulazioni per la promozione. Puoi chiamarmi BT. BT? Capito. Sto riavviando i miei sistemi. Una terza batteria accelererebbe la procedura. Io resto qui. Va bene, andiamo a prendere anche la terza batteria, che sicuramente sarà quella più lontana. Vuoi mai? Finché sarò fermo ti aiuterò attraverso la radio del casco, se possibile. Va bene, grazie PT. Qua come ci arrivo? Abbiamo il fantasma. Vediamo. Ah, semplicemente con un doppio salto. Ok, ma figurati se vado alla penitenziaria. Pilota, ti sconsiglio di consegnarti all'IMC. L'analisi vocale indica che stanno mentendo. Oh, grazie mille. Tranquillo, BT, non vado da nessuna parte. Resto qua con te. Ti consiglio di muoverti. Le squadre di soccorso dell'IMC sono vicine. Dove devo andare? Devo andare lì. Ma come ci arrivo di là? Intendo, non ti lascio. È un requisito comune per i piloti sapersi muovere anche in mancanza. Vediamo se ci arriva. Ok, potrei esserci arrivato in qualche modo. Ecco, ma non attaccarti alle pareti. Vediamo se... ok. Sono arrivato anche qui, ragazzi. Ormai sono un esperto di salti.
Oppala. Ottimo. Fatti la corsetta. Rimbalza di qui. Beh, sono a 150 metri. E ci sono dei nemici. Uno. Due. Uomo a terra a borsagli e questo resta a darmi le spalle. Geniale. Quanto hai lavorato con Lastimosa? Il capitano Lastimosa si è collegato 973 giorni fa. Cioè, quanti giorni fa? Più di qualunque relazione. Di qualunque relazione io abbia mai avuto. Ricevuto. Ricevuto cosa? Sono nemici. Ciao. Ti ho assassinato alla grande. Là ce n'è un altro. Trofeo. Ok, perfetto. Ok ragazzi, vediamo se riesco a farcela. Intanto qui avete mandato un piccolo taglio. Qui dovrebbe esserci gente. Morite tutti e tre. Perfetto. Ringraziamo la stupidità di questi nemici. E dicevo, lo sta giocando a maestro. Eccoti là. E non sempre è così facile come può sembrare. Vedo che ti stai muovendo, ma... No, cosa ho sbagliato. Questo sempre per la serie Shanks e i cecchini. Vediamo se riesco a far fuori. Devo far fuori quella. Ok, dimmi che esplode una volta per tutte. Ok, dovrebbe essere esplosa. Quindi vediamo di far fuori i piloti. Perché così vedo bene i nemici. Vedo quanti ce ne sono. E vedo come ucciderli. Dimmi che la granata fa danni. Ne lancio un'altra per sicurezza, che non si sa mai. Ok, tu sei vivo là. Tu sei morto adesso. E tu morirai tra pochi secondi. Anche tu. Ciao. E dovrei averli finiti. Proseguiamo. La batteria qui, ok. E poi informiamoci se ci sono sopravvissuti. No, non è qua. Permesso. Dai, torna su. Ok. Perfetto. Seconda e ultima batteria presa. E torniamo da BT. E si scivola giù, perfetto. Dai ragazzi, vediamo di farcela. Alcuni punti, sì, sono un po' una rottura di palle, ma con calma ce la si fa. Tanto poi voi vedrete tutto tagliato, sperando comunque che non venga fuori eccessivamente lungo. Comunque, beccatevi la granata. Forse i nemici sono in arrivo. Perfetto. Tanto che ti monto le batterie e poi uccidiamo così. Ciao BT. Pilota, per procedere dobbiamo stabilire un collegamento neurale. Ok, fammi salire. Entra quando sei pronto. Sono subito pronto. Dove è morto quell'altro non si sa come. Protocollo 1, unirsi al pilota. Collegamento neurale. E si rientra in Matrix. Collegamento neurale stabilito. Fucigliere Jack Cooper, ora sei il pilota provvisorio di BT-7274. Protocollo 2, proseguire la missione. Abbiamo l'ordine di riprendere l'operazione speciale 217. Incontrare il maggiore Anderson dell'SRS. Rilevo. Stanno sparando. Non so se ve ne siete accorti, Ripristino i sistemi critici. Che bello. Eccoli là. Lo scudo vortice cattura i proiettili e i missili in arrivo. Boom. Addio. Gli oggetti catturati contro il nemico. È stato bello.
e addio anche a voi. È stato un piacere. Boh, proseguiamo. Ah, perfetto, c'è un Titan. E beh, quando mai non devi combattere? Sei sicuro? Fidati di me. Va bene, mi fido, ecco qua. Ok, no, beccati sta robazza. BT Prime. Vai, sparami qualcosa addosso. Attenzione, reattore instabile. Richiesta sostituzione batteria. Boom. Titan nemico a terra. Ok, addio Titan. La nostra efficacia offensiva è aumentata. Pilota, altre squadre di... Me la sono giocata da schifo. La nostra ma unica tant'è. Possibilità di sopravvivenza è proseguire la missione e incontrare il maggiore Anderson. Fino ad allora saremo soli. Guarda il tuo arco. Dobbiamo muoverci in fretta. Mi piace che questo sia a 100 km. Ok ragazzi, questa a quanto pare sì, è cominciata la seconda missione. Spero che questa prima missione, l'intro di Titanfall, vi sia piaciuta. In tal caso vi invito a lasciare un mi piace. Iscrivetevi al canale se non lo siete già per altri video chiaramente sulla campagna di Titanfall e non solo su Titanfall, ma anche Battlefield 1, principalmente Destiny chiaramente. Torneremo a parlare anche di The Division e magari ci sarà anche qualche altra aggiunta nei prossimi giorni. Di nuovo vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi e venite a trovarci anche sulle nostre pagine social che trovate qui sotto in descrizione. Da Shanks è tutto, passo e chiudo.